Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Cura dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia! Italia! Silenzio la vecchia! Ciao Crociani, il mio triangolo è composto di morbidi ricciolini biondi, perché sono bionda naturale, quindi sia di crine che di pelo. Ti interessa l'articolo? Adesso detto così, su due piedi come faccio, no? Detto così, Parenzo, su due piedi come si fa su due piedi? Lo so, ormai la gente ti chiede questo, ormai è così. Io praticamente già il 29 marzo vi posterò il link del mio articolo sul blog. Sì. Ho chiamato il 1500 e ho proposto di usare il plasma dei guariti come cura al coronavirus, no? Quando? E mi hanno risposto dal 1500 che dovevano chiedere agli esperti. Non l'hanno detto che però io già prima che lo dicessero loro in televisione, che hanno fatto anche il servizio sul plasma dei guariti, no? Non hanno detto che io prima di loro già l'avevo detto, l'avevo dedotto. Non hanno detto quello. Si sono limitati a parlare di me, di Marciano, del Corvo, di gente varia, di Greg. Non hanno inserito nulla del Mauri, non hanno inserito nulla di Baratiri, che non fa altro che fare video sul 5G, e ti dicono alla prossima puntata. Vediamo se nella prossima puntata mettete questo video integrale, se siete uomini veri, ok? E se non siete delle marionette, perché voi questo siete delle marionette, capito? E la vostra informazione fa schifo, iene, la vostra informazione fa schifo. Andate bene con quelli come Billy Foster. Questo è il demone incazzato con le iene. Incredibile. Incazzato con le iene. Poi, se posso permettermi, il fatto che lui dica che prima del professor De Donno già parlava dell'uso del plasma non fa una grande pubblicità al professor De Donno, verso il quale io non ho nessun sospetto, anzi, per me è una delle terapie valide. Ma il fatto che il demone scimmia dica che prima di De Donno aveva proposto questa cosa non crea una positiva pubblicità al professor.